loro li chiamavano Ayamafeven Brigil. Le cime di queste sono come gli asparagi, quindi facevano questi, poi vengono bolliti e poi aromatizzati con l'aglio, con in mille modi. Ed è solo in quei posti, qualcuno ha ancora il ricordo, per dire, si faceva questa specie di bevanda di orzo, la liana è profumata quando sta in fiore. Le cime tenere si usavano, tipo alla fine, per fame si faceva questa anche. Però pensavo che era quella lì, quelle sono i rolog. Il rolog, quello che dico io. Che sono queste piante che. Questo è un asparago ormai non raccolto e diventa arestnella a Natale che si fa il presepe, no? Io ve l'ho portata perché poi con questo materiale con titine vediamo se possiamo vedere. È spinosa, di queste varietà ce ne stanno tante, però se andate appunto a Campanello, andate a Faito, si fa la raccolta quando le gemme sono tenere e poi dura pochi giorni, soprattutto se c'è stata un po' d'acqua. Ed è interessante perché comunque andava a fare, a coprire un po' l'alimentazione delle persone. Non è che l'andavano come adesso, che si va nei ristoranti e si mangia per un fatto di avere un piatto prestigioso. Era l'unica cosa mangiabile in quel periodo, quindi di necessità virtù si faceva. Questa è il lentisco, Pistacia lentiscus. Questa, diciamo, appartiene alla famiglia del pistacchio, che è un'altra della stessa famiglia. Questa qua è un sempreverde, fortissima della macchia mediterranea, odore molto forte, acre, intenso, resiste bene agli incendi, quindi non brucia tanto facilmente, ma pure quando brucia ha la capacità di ricacciare facilmente. Rigenerarsi. Questa lo stesso si dava alle mucche quando avevano problemi alla pancia, quindi perciò in effetti si usavano tutto quello che si aveva per poter, non ci stavano le farmacie agrarie o le farmacie per, quindi alla fine il contadino sapeva che questo in qualche modo era come noi prendiamo adesso le medicine, loro gli davano un po' di questo, l'aspirina. È una pianta della macchia mediterranea, la incontriamo dappertutto, resistente, questa, immaginate con questa diventano degli alberi di lentisco che sono alberi di 4-5 metri che se uno li impalca ad alberello è una bella chioma grossa dove uno può mettersi al fresco e vive pure vicino al mare, quindi pianta veramente straordinaria.